Cosa fare a vedere a Modena? Con i vostri consigli. Partiti da Piazza Grande, abbiamo visitato il Duomo e siamo saliti sulla Torre Ghirlandina per una bella vista sulla città. Prossima tappa, Teatro Comunale di Pavarotti, dove fuori abbiamo trovato questa statua in suo onore. Poi ci siamo ritrovati di fronte a questo elegantissimo edificio, al Palazzo Ducale, che abbiamo scoperto è tra le più prestigiose reggie a livello europeo. È stato sede della corte estense fino a metà dell'Ottocento. Dirigendoci al mercato storico Albinelli, ci siamo persi per le vie di Modena e arrivate abbiamo assaggiato le nostre prime vere crescentine con lardo modenese. Dopo pranzo un po' di relax al Parco Giardino Ducale Estense per poi dirigerci verso il Museo di Enzo Ferrari, per cui la città va molto fiera e adesso abbiamo capito il perché. E voi siete mai stati a Modena?